Ancora preoccupazione tra le famiglie con figli che frequentano la scuola di Vittoria, dove è stato riscontrato un caso di Covid. C'è chi preferisce tenerli a casa nonostante non ci sia alcun rischio di contagio. Scuole sicure, ma autobus con studenti pendolari stracolmi di persone in barba a qualsiasi normativa anticontagio. A denunciare quanto accade la parlamentare Blea Stefania Campo. Presentato a Vittoria il patto elettorale tra Movimento Politico Sviluppo Ebleo e Lega, a sostegno del candidato sindaco di Vittoria, Salvo Sallemi. Primi passi verso un'intesa destinata a rafforzarsi. Conto alla rovescia per il festival Le Vie dei Tesori, in programma dal 3 ottobre, con l'obiettivo di riscoprire le bellezze della Val di Noto, spesso chiuse al pubblico. Bentornati con l'informazione di TG74. Apriamo il telegiornale con gli ultimi aggiornamenti riguardo i casi di coronavirus in provincia di Ragusa. Nelle ultime 48 ore 11 nuovi contagi e 3 ricoveri al Covid Hospital di Ragusa. Preoccupazione dopo il caso di una docente di Vittoria risultata positiva. C'è chi ha preferito non mandare il figlio a scuola pur essendo in una classe diversa. I dettagli nel servizio. Sale il numero dei ricoveri e dei contagiati in provincia di Ragusa. 3 nuovi pazienti sono stati ricoverati in malattie infettive all'OMP di Ragusa Ibla, mentre tra domenica e lunedì mattina sono state rilevate altre 11 positività tra coloro che si sono sottoposti ai tamponi. Intanto ieri a Vittoria, primo giorno di quarantena per circa 60 studenti che frequentano quella scuola media, dove una docente sabato è risultata positiva al Covid. La donna è congiunta di un uomo di cui la positività era stata accertata nei giorni scorsi. In via precauzionale sono stati dunque messi in isolamento domiciliare gli studenti e 4 docenti colleghi della professoressa. Ma ieri mattina alcuni genitori di studenti di altre classi in cui la prof non insegna hanno deciso ugualmente di non mandare a scuola i propri figli. I ricoveri salgono a 26 nell'ultimo bollettino del Ministero della Salute, una in più in terapia intensiva, con una vittima di 86 anni originaria di Siracusa, e con quest'ultimo i decessi sono arrivati a 309. Palermo e provincia ormai da settimane sono il nuovo epicentro dell'epidemia e anche ieri più della metà dei contagi erano nel capoluogo e dintorni. Uno dei passaggi della nuova ordinanza del presidente Nello Musumeci recita che da giovedì gli stranieri che arriveranno in Sicilia dovranno essere sottoposti a tampone. Per i voli che arrivano dall'estero non dovrebbero esserci problemi, ma sarà più complicato individuare gli stranieri che arriveranno in Sicilia con uno scalo magari da Roma o Milano. Non si sa se verranno sottoposti prima a tampone a Fiumicino o Malpensa. Preoccupazione anche sugli autobus di linea, frequentati da studenti pendolari, spesso ammassati, sfregio a qualsiasi normativa anticontagio. Ad intervenire adesso è il parlamentare Ibleo Stefania Campo. Sentiamo. Tanti studenti pendolari costretti ad assembramenti involontari sugli autobus di linea e viaggiare in piedi a causa dell'eccessivo affollamento e della carenza di mezzi. Condizioni verificatesi soprattutto per gli studenti che in questi primi giorni di scuola hanno viaggiato da e per cicli, ma disagi si sono registrati un po' a macchia di leopardo in spregio alle normative anti-Covid che a livello generale consentono a bordo dei mezzi pubblici un coefficiente di riempimento non superiore all'80%. Così però non avviene in Sicilia, dato che un'ordinanza di Musumeci del 9 agosto ha continuato a permettere la deroga del distanziamento con il solo obbligo della mascherina. Lo denuncia la parlamentare regionale del Movimento 5 Stelle di Ragusa, Stefania Campo, dopo una dettagliata segnalazione della consigliera comunale di Scicli, Concetta Morana, a seguito della quale la parlamentare Iblea ha presentato un'apposita interrogazione come prima firmataria insieme a tutto il gruppo pentastellato all'ARS. Sugli autobus siciliani, evidenzia Stefania Campo, per decisione unilaterale del presidente Nello Musumeci, in netta contraddizione con quanto ratificato dalla conferenza Stato-Regioni, non vige alcun divieto ad eccezione dell'uso obbligatorio della mascherina. Ciò ha comportato che sui pullman per gli studenti pendolari del comune di Scicli, il cui servizio di trasporto verso gli istituti scolastici di Modica e Ragusa è affidato all'ASTE, si sono verificati numerosi assembramenti di cui parliamo. È stato anche segnalato come non tutte le aziende affidatarie del servizio di trasporto pubblico locale
pongano in essere la sanificazione dei mezzi con cadenza giornaliera, come da protocolli di sicurezza, e che gli autisti, che con responsabilità e coscienza prestano la propria opera per garantire la mobilità, non siano stati sottoposti ai dovuti tamponi. La vicenda di cicli non sarà certo l'unica in Sicilia, aggiunge Morana, ma è proprio da questa che bisogna partire per garantire l'immediata messa in sicurezza dei minori e dei ragazzi, sia per fronteggiare in maniera logica e adeguata l'esposizione al possibile contagio, ma anche per sopprimere energicamente al mancato rispetto delle norme più elementari della stessa sicurezza stradale. Sembra veramente paradossale, aggiunge la Campo, che a livello nazionale ci si faccia in quattro per garantire distanziamento e prevenzione all'interno delle scuole, e poi è lo stesso Musumeci a non aver voluto regolamentare questa forma assurda di trasporto dei nostri giovani sui bus regionali. Da una parte facciamo di tutto per tenere gli studenti e gli insegnanti a distanza di sicurezza, visto che l'età media dei nuovi positivi si è attestata sulla fascia dei 14-18 anni, e dall'altra, nella nostra isola, proprio loro vengono costretti a viaggiare al solito come sardine. Inutile quindi sgridare i ragazzi per gli eccessi della movida, se poi agli stessi non riusciamo a trasmettere regole e comportamenti coerenti. Musumeci, conclude la Campo, si svegli e aumenti il numero delle corse degli autobus, quantomeno per le corse studentesche, intervenga con severità nei confronti soprattutto dell'AST, visto che è l'azienda pubblica regionale, e si occupi personalmente della sicurezza dei nostri giovani. Ci aspettiamo risposte celeri. Incidente stradale sulla vecchia strada provinciale Modica Pozzallo, chiusa da lunedì per dei lavori di manutenzione. Un'auto ha sfondato le transenne di recinzione di una proprietà privata. Guardate. Incidente stradale e intervento dei carabinieri sulla vecchia strada Modica Pozzallo, chiusa da lunedì per dei lavori di manutenzione programmati dal Libero Consorzio di Ragusa. Il tratto interessato è di fatti di competenza provinciale. Lunghe code d'auto si sono formate in queste ore. Lo scarso preavviso con cui sono stati installati i cartelli per la deviazione ha causato caos, disagi e qualche pericolo, dal momento che gli automobilisti non avevano capito che la strada fosse chiusa al transito veicolare. Apprensione tra i residenti, alcuni dei quali impossibilitati ad entrare o ad uscire dalle loro case per via del lungo serpentone d'auto formatosi su entrambe le corsie. Come accennato, la situazione di potenziale pericolo si è concretizzata con un incidente stradale e con il conseguente intervento di una pattuglia di militari. Pare che un'auto abbia sfondato le transenne di recinzione. Non vi sarebbero feriti gravi. Tutti si chiedono come mai i lavori siano iniziati con così poco preavviso, causando i suddetti disagi. Numerosi gli automobilisti che sono scesi dalle proprie macchine, sbracciandosi per avvisare gli altri automobilisti in transito di rallentare. I lavori in questione interessano il tratto provinciale 45 Bulgifezza-Pozzallo per la posa, tra l'altro, di tubi di drenaggio tra i terreni ai lati della strada. Il caos maggiore si registra in contrada Danieli, praticamente quasi alle porte di Pozzallo. È morto ieri sera all'età di 80 anni, dopo una lunga malattia, il professore Giovanni Cafiso, ex sindaco socialista alla guida del comune di Vittoria negli anni 70. Nato a Vittoria il 18 gennaio del 1940, professore di filosofia all'Istituto Magistrale di Vittoria, coltivò una passione per la politica, militando nelle file del Partito Socialista e ricoprendo importanti ruoli politici e amministrativi nelle giunte di centrosinistra. Palazzo Iacono esprime cordoglio per la scomparsa di una figura che, partendo dal proprio impegno per il mondo della scuola, è stato protagonista della scena politica locale per diversi anni, distinguendosi per il suo alto impegno civico che lo hanno visto spendersi per la sua città. Controlli a tappeto nell'ultimo fine settimana da parte dei carabinieri di Santa Croce e di Ragusa. Controllate infatti centinaia di persone in numerosi locali. L'obiettivo è quello di diffondere sicurezza nelle zone più critiche e più frequentate dalla movida notturna. Sentite. Prosegue senza sosta l'azione di controllo del territorio da parte dei militari della compagnia di Ragusa che, nonostante la conclusione della stagione estiva, sono stati impegnati per l'intero fine settimana in una serie di servizi volti a vigilare le zone più sensibili sotto il profilo dell'ordine e della sicurezza pubblica. L'abitato di Santa Croce Camerina è stato, come di consueto, particolarmente attenzionato, ma non ha fatto registrare fenomeni particolarmente preoccupanti. I militari della stazione hanno identificato con
complessivamente una settantina di persone. In quel contesto, uno straniero è stato accompagnato negli uffici del comando provinciale di Ragusa per i rilievi fotosegnaletici del caso, dal momento che non è stato in grado di declinare la propria generalità in modo convincente all'atto del controllo. Sempre a Santa Croce, un albanese è stato denunciato per ricettazione in quanto sorpreso alla guida di un ciclomotore con la targa risultata rubata. I due locali pubblici attenzionati dai carabinieri nell'arco della serata di sabato non hanno invece presentato situazioni lesive nell'ordine pubblico. L'arma del capoluogo ibleo ha invece presenziato in particolar modo la zona del centro storico di Ragusa, che si è riempita fin dalle prime ore di sabato sera di numerosissimi avventori dei vari locali e ristoranti che affacciano sul centro storico, garantendo in tal modo il quieto svolgersi della movida ragusana. I numerosi controlli effettuati hanno portato comunque interessanti risultati. Una persona è stata segnalata alla prefettura in quanto sorpreso in possesso di stupefacenti per uso personale, mentre un secondo, condannato agli arresti domiciliari, è stato denunciato per evasione, dal momento che all'atto del controllo non era in casa. Monitorata attentamente anche la zona del City, dove 4 giovani albanesi sono stati controllati, senza però rilevare alcunché, ma anzi raccogliendo i primi risultati della positiva collaborazione intrapresa con il comune di Ragusa nell'ottica di eliminare le situazioni di degrado della zona. Complessivamente, durante l'intero fine settimana, i militari hanno controllato e identificato a vario titolo 231 persone e 130 veicoli, oltre a svariati locali pubblici particolarmente frequentati. Presentato ieri a Vittoria il patto elettorale sancito dal movimento politico Sviluppo Ebleo con Lega. Il tutto in vista delle amministrative a sostegno del candidato sindaco di Vittoria, Salvo Sallemi. Movimento politico Sviluppo Ebleo e Lega hanno sancito un patto elettorale in vista delle amministrative a sostegno del candidato sindaco Salvo Sallemi. Ieri mattina l'ufficializzazione dell'accordo durante un incontro tenutasi a Sala Avis e la presentazione dei candidati al Consiglio Comunale. Ad illustrare i termini dell'intesa che si auspica di poter fare proseguire anche dopo l'appuntamento elettorale del 22 e 23 novembre sono stati il presidente di Movimento politico Sviluppo Ebleo Andrea La Rosa, con il segretario Biagio Pellini e il commissario del partito salviniano Stefano Frasca. Entrambi questi ultimi scenderanno nell'agone politico candidandosi per un seggio al civico consesso. È bene precisare, ha detto La Rosa, che Sviluppo Ebleo e Lega Vittoria hanno stretto questo accordo nel rispetto delle proprie autonomie organizzative, pur proiettandosi verso un percorso destinato a superare l'appuntamento elettorale in questione. Mi corre l'obbligo di ringraziare i deputati leghisti della provincia di Ragusa, Nino Minardo e Orazio Ragusa, oltre al commissario provinciale del partito Fabio Cantarella, con cui è stato stretto l'accordo per un impegno comune. La lista presentata ieri è competitiva e forte, con conferme di spicco, tra cui l'ex vicepresidente del civico consesso, Daniela Pino, e nuovi ingressi. Per quanto mi riguarda, afferma La Rosa, non scenderò direttamente in campo, ma sosterrò Sallemi con un'azione di coordinamento del gruppo e della lista a supporto della candidatura a sindaco. Per quanto ci riguarda come Sviluppo Ebleo, continuiamo a dare vita a un percorso interessante che ci consenta di mantenere viva l'identità del nostro movimento, che da ormai 16 anni è impegnato sul territorio, protagonista della vita politica locale e provinciale. Riteniamo che l'asse d'intesa con la realtà leghista sia destinata a rafforzarci e a spingerci a migliorare le prospettive delle numerose sfide che ci siamo intestate in passato e che intendiamo portare avanti per il bene del territorio. Si è tenuto ieri a Pozzallo un incontro tra la Confcommercio e l'amministrazione comunale per rilanciare lo sviluppo economico. Stesso incontro si è tenuto nei giorni scorsi anche a Vittoria. Un incontro sulle prospettive economiche future di un comune dalle notevoli potenzialità. Questo è il senso del confronto tenutosi ieri a Palazzo La Pira, a Pozzallo, tra una delegazione di Confcommercio e l'amministrazione comunale. Un confronto a tutto campo in cui sono state affrontate le varie opportunità di sviluppo del territorio, a cominciare dalla ZES e dalle ricadute che potranno esserci per il diretto e l'indotto. Un'altra sfida da portare avanti, così come convenuto dalla parte, è quella della specializzazione del territorio sui grandi temi del turismo e sulla possibilità di attrazione degli investimenti esteri.
Ovviamente in questo contesto il porto assume un rilievo fondamentale in una ghiotta opportunità anche per quanto concerne la possibilità di intercettare i nuovi finanziamenti europei, per non parlare delle procedure da completare di messa in sicurezza. Il confronto con il sindaco e con la giunta municipale di Pozzallo, afferma il presidente Manenti, ci ha consentito di concentrare l'attenzione sulle difficoltà che oggi stanno affrontando le imprese di tutti i settori produttivi, nello specifico quelle della filiera turistica. Affrontato il discorso relativo agli strumenti del welfare per le imprese, a cominciare dal sostegno al reddito ai titolari di impresa. In questo senso l'impegno di Confcommercio e dei sindacati continuerà ad essere sempre più importante. Abbiamo parlato, spiega Manenti, del ruolo fondamentale di un corpo intermedio come la Confcommercio, che in Italia rappresenta la grande organizzazione datoriale utile agli enti per i programmi di sviluppo territoriale. A voler rilanciare il settore economico anche la Confcommercio di Vittoria. Ad affermarlo è il presidente della sezione cittadina di Confcommercio, Gregorio Lenzo. L'insicurezza nella città è prodotta da una complessità di fattori, tra cui rientra anche il modo in cui nella stessa città gli spazi urbani sono curati e gestiti. Basti pensare a quanto può influire sulla percezione di insicurezza il fenomeno del degrado urbano. La Confcommercio di Vittoria chiede quindi di intervenire con urgenza a riqualificare i vari siti presenti in città, eliminando fattori di marginalità e di esclusione sociale, promuovendo sempre più il rispetto della legalità. Mancano ormai pochi giorni al Festival Le Vie dei Tesori, in programma dal 3 ottobre a Ragusa, Scicli e Noto. Obiettivo quello di riscoprire le bellezze del sud-est, con un evento che si ripropone da ormai diversi anni e consente al pubblico di visitare alcuni siti finora mai aperti. Guardate. Le Vie dei Tesori è uno dei più grandi festival italiani dedicati alla scoperta del patrimonio delle città. Questo evento consente di scoprire palazzi nobiliari, circoli di conversazione per pochi eletti, farmacie ottocentesche e in particolare nel Ragusano si va alla riscoperta di quei secoli fino al terremoto che spazzò via tutto il Val di Noto. Il festival che racconta l'isola dal 3 al 18 ottobre ritorna a Ragusa e a Scicli per la terza volta di seguito. Sappiamo quanto questa manifestazione abbia preso piede in ambito regionale, spiega il sindaco di Ragusa Peppe Cassì, ma soprattutto quanto i visitatori amino scoprire luoghi inediti, particolari e caratteristici. Ci aspettiamo il successo degli anni passati, tenendo conto delle difficoltà attuali. Anche l'assessore alla cultura di Scicli, Caterina Riccotti, ha puntato molto sul tema della manifestazione. Scicli partecipa con forza, condividiamo il tema rinascere nella bellezza. Il festival fa fruire beni culturali, quindi restituisce bellezza e in questo momento è un vero presidio di speranza e di futuro. Laura Nello, presidente dell'associazione Le Vie dei Tesori Onlus, ha fornito i dettagli del vasto programma consultabile online sul sito del festival. Grazie al supporto delle amministrazioni, delle associazioni e di privati siamo riusciti a costruire un programma con diverse novità. Con un unico coupon si potranno visitare Ragusa, Scicli e Noto. Sono numerose infatti le tappe scelte per raccontare i territori, alcune già conosciute mentre altre si aprono per la prima volta, come ad esempio il Palazzo Antoce a Ragusa per il racconto del Novecento ebleo, mentre a Scicli si apre Palazzo Beneventano, icona della città e del tardo barocco del Val di Noto. Altre tappe saranno poi Parco Chiafura e il Convento del Rosario. Il festival mira al rilancio, ma in completa sicurezza. Infatti è stata istituita ovunque la prenotazione online, che non è obbligatoria ma consigliata. Le visite si faranno con la guida in presenza, se i luoghi lo consentono, oppure con l'audioguida registrata da storici dell'arte, architetti e urbanisti. Bene, questo è tutto. Vi ringraziamo per averci seguito. Ci vediamo nell'edizione delle 19:45.